adesso sono teoricamente sono in dire non ancora. Il video in diretta sta iniziando, adesso mi dice che sono in diretta. Vediamo se mi vedi. Dice spettatori zero. Niente Enrico, cosa ci vuoi fare? Pace. Non c'avevi una stanza di prova dove si facevano queste cose? Se andiamo nella stanza di prova tu non riesci a fare lo spettatore o viceversa? Perché a me dice che ci sono e invece non è così. Ah, dice adesso spettatori 2, no, teoricamente adesso c'è qualcuno. Spettatori 3, quindi qualcuno sembra che ci sia. Scusate, abbiamo dei problemi tecnici, ci fate sapere se vedete e sentite. Ciao Enrico, buonasera. Livia scrive. No, sembra che adesso ci vedano. Sono al telefono con Enrico. E niente Enrico, io provo a farla a questo punto, visto che ci sono 5 persone collegate, quindi sembra che loro riescano a vederci. Provo a chiedere. Qualcuno commenti. Ciao Fede, è un po' che non ti vedo. Vedo? Ti sento bene. Vedo il mincino che dice che vedono e sentono. Quindi niente, dai, io parto, cosa dici? Sono qua. Dai, ci aggiorniamo, ciao caro. Ok, scusate, ma questa sera abbiamo avuto dei problemi tecnici, non riuscivamo ad andare in streaming, quindi ero al telefono con Enrico. Perdonateci il disguido e il ritardo. E niente, beh, intanto che bello che ci siete, che siete in tanti, perché prima per 10 minuti mi sono messo a parlare da solo come i matti e dicevo, voi nessuno mi ascolta. Invece adesso vedete che siete collegati. È un piacere sapere che siete qui vicino a me anche questa sera. Niente, iniziamo questa rubrica. Saranno degli incontri da passare insieme dove ripercorreremo un po' le tappe del libro La Via del Cuore. Allora, intanto mi metto i commenti qua così vi vedo. E dicevamo, e beh, per chi non mi conoscesse, io sono Federico D'Ambrosio e sono autore del libro La Via del Cuore. E non sono sempre stato uno spiritualista, anzi, diciamo che ho passato un po' tutti gli stadi, da quello minerale a vegetativo, e poi piano piano ho cercato di andare avanti nell'evoluzione, quindi ho iniziato a fare corsi di sviluppo mentale. E poi a un certo punto il Reiki è entrato nella mia vita e ci è entrato, diciamo, prepotentemente perché da quando è arrivato il mio vivere e l'esistenza non è più stato uguale. E quindi, diciamo, nel 2006 è arrivato, quindi diciamo qualche anno fa. Da quel momento in poi la via spirituale si è aperta davanti ai miei occhi e mi ha cominciato a prendere per mano e accompagnarmi alla crescita personale, quella che viene, la chiamano illuminazione, in realtà è una crescita personale, perché poi sai, l'illuminazione è una parola grossa. Siamo tutti, diciamo, nel cammino e arrivare alla luce è lunga la strada, però insomma noi siamo qua a provarci. E quindi niente, siamo qui stasera per introdurre un po' alla via del cuore, perché comunque è un percorso di presa di coscienza, che okay, non
Magari io mi auguro che qualcuno di voi camminerà sulle acque e farà miracoli, però per come io vivo la spiritualità, si fa sempre cacca e pipì, si mangia, si va a lavorare, si sta in coda, si sta in fila, e tutto il resto è un aspetto interiore. Ok, poi ci sarà qualcuno che fa le magie, però io non li conosco onestamente. Quelli che trasmutano il piombo in oro, che fanno materializzare le cose, o che spostano, fanno telecinesi. Conosco persone normali come me e voi, e alcuni di voi, che sono qua insieme a me stasera, che sono sul cammino, dicevamo, perché alla fine bisogna prendere coscienza. Bisogna prendere coscienza di se stessi e dell'ambiente in cui viviamo e delle dimensioni che sono collegate al mondo in cui viviamo, perché noi, diciamo, dormiamo il sonno della coscienza, chi più chi meno, vero? Cioè, adesso non prendetevela male, magari voi siete millenni avanti a me e quindi dite: se Federico, io sono l'alfa e l'omega, la vedo lunga più di te. Non è quello il discorso, io vi parlo per quello che mi è arrivato come messaggio e quindi per le informazioni legate alla coscienza. Tutte queste informazioni che mi sono arrivate durante le canalizzazioni mi hanno portato a comprendere che noi come esseri umani facciamo fatica a vedere e a capire e a comprendere, perché la realtà ha una complessità tendenzialmente infinita, perché la realtà è l'assoluto. Quindi la realtà è la manifestazione del creatore e una creatura non può comprendere il creatore. È matematica. E quindi così. Volevo così cominciare questa introduzione raccontandovi appunto qualcosina di me, ma poi toccando magari l'introduzione appunto delle guide che hanno fatto sul libro. Allora, il libro è arrivato appunto canalizzato perché? Perché io alla fine mi definisco un ricercatore e nelle mie ricerche sono anche stato abbastanza estremo, per cui a un certo punto avevo perso completamente la bussola e non sapevo più che cosa stavo facendo sul pianeta e perché vivevo, dove stavo andando, che cos'era la realtà, ma che cosa significava vivere. Ero andato praticamente in crash. Completo crash. Allora gli ho detto: anima mia, o mi dici che vuoi da me o io me ne vado via, me ne vado, torno al creatore. A quel punto lì l'anima si è manifestata attraverso le mie guide, o viceversa, lei mi ha parlato, onestamente non so dirvi di preciso chi parla in me, però qualcuno mi ha parlato e io ho iniziato ad ascoltare, a registrare e a trascrivere poi. Da qui appunto è nato la via del cuore, perché è un libro canalizzato, quindi diciamo, ho racchiuso il processo di presa di coscienza che queste guide spirituali mi hanno fatto fare a me, cercando di restare il più possibile, per quello che mi riguarda, nella stesura, generico, perché comunque l'essere umano, per quanto unico e irripetibile, ha delle caratteristiche che lo accomunano. Sono come le autovetture, no? Puoi cambiargli la scocca, ma hanno sempre quattro ruote principalmente, la maggior parte. E quindi diciamo ci sono delle cose dell'essere umano che sono simili. E appunto il manuale di istruzioni per l'essere umano, perché bisogna imparare un po' a vivere dentro un corpo, almeno per gente come me che chissà da dove arriva e chissà come viveva prima l'esistenza, serviva qualche istruzione in più. Magari se voi mi dite come vivete la vita, io poi vi leggo molto volentieri. Se avete trovato delle chiavi importantissime di decodifica della realtà, vi prego di scriverle, così le leggiamo assieme. Cercate sempre di interagire, non fatevi problemi. Tanto alla fine quello che ho scoperto, che è come l'acqua calda, che ognuno ha un talento, ha una dimensione in cui vive, ha un regno in cui si manifesta, la realtà comprende tutti, la stessa terra ci comprende a tutti, quindi vuol dire che
Non esiste un modo giusto di vivere l'esistenza, non esiste un modo giusto di viverla e di vederla. Nel senso, è giusto vivere da pesci o è giusto vivere da uccelli? Sulla Terra ci sono entrambi ed entrambi fanno il loro processo evolutivo, fanno la loro crescita, fanno le loro esperienze, fanno i loro errori, fanno i loro incontri, hanno tutto un loro, diciamo, mondo. Ed è più giusto essere uno o l'altro, secondo voi, considerando gli infiniti esseri che popolano questo mondo, da quelli macroscopici a quelli microscopici. Ognuno fa il suo processo e anche noi, specularmente come umani, pur essendo qua tutti bipedi, e quindi essendo più o meno comuni, in realtà siamo dentro energie completamente diverse, come il pesce e l'uccello. Per cui noi quando vediamo un altro essere umano è come se vedessimo la macchina, ma non vediamo mai chi è il guidatore. Il guidatore, diciamo, ha i vetri oscurati, quindi non vedi mai chi è. Però lo puoi decodificare questo guidatore, lo decodifichi attraverso le sue azioni, le sue manifestazioni, quello che lui crea, ok? Quello che fa. Perché il fare, l'agire, il creare è l'effetto dell'energia che lo muove. Per cui se tu vuoi conoscere una persona, vedi come si manifesta nel mondo. Quali sono le sue creazioni e vedi anche la sua energia principalmente da dove arriva. Poi che arrivi da un pianeta, da una dimensione o chissà dove non ha poi così tanta importanza. Nel senso l'anima è atemporale, aspaziale, quindi l'anima sta in qualunque luogo e in qualunque tempo. E quindi a un certo punto così, come dire, premurarsi di quale pianeta, di quale costellazione, di quale tempo è un'anima, è relativo, è relativo. Nel senso, io quando ho fatto la matrice dell'anima mi ricordo che mi hanno detto che la mia anima è un'anima da studioso, che sono un vecchio di tipo 1, c'erano tre vecchi, io sono il vecchio più giovane, quindi sono un giovane vecchio. E però poi sono sempre qua che la mattina mi alzo, devo decidere come vivere la mia giornata. E quando ho la giornata storta devo stare attento a come reagisco e a cosa porto nel mondo, no? Perché alla fine è quello, la via spirituale è quella. Non è tanto quanti mantra recito, quanto sono bravo a fare il chakrasana o l'om shanti, no? È importante invece nel quotidiano essere presenti, essere coscienti, essere attenti a che cosa? All'esterno, ma anche all'interno. Ci sono due mondi, no, che bisogna imparare a riconoscere. Bisogna capire noi come energia dove ci proiettiamo in questi mondi. Perché se non sappiamo questo, è come se avessimo una casa e ci hanno insegnato a vivere sul balcone. Viviamo sempre nel balcone, abbiamo costruito il nostro mondo sul balcone e non sappiamo che dentro ci sono tutta una serie di altre stanze. La via spirituale è scoprire queste stanze interiori che non sono visibili, non sono udibili con l'orecchio, non sono toccabili, non sono tattili, ma si sentono con il sesto senso, quindi con il sentire, con l'intuizione, con la voce interiore. E quindi diciamo, il percorso della via del cuore è un po' questo, riconoscere parti di sé per poi cosa? Vivere sempre il quotidiano, perché sempre sulla terra staremo, ma viverlo con possibilmente la pace. Chiaro, io non è che sia un tipo che sta sempre in pace, anzi, sono uno che si arrabbia spesso, che va in frustrazione spesso, ma sono gli aspetti umani. La cosa è che quando mi rendo conto che reagisco alla vita o agli eventi perché la mia visione della realtà si viene disintegrata appunto dalla realtà stessa, a quel punto, dopo che hai reagito, dici, oh, i cavalli, no? Sono scappati dalle redini e quindi riprendi il comando. Poi è chiaro che se riuscite a stare H24, in braccio a Dio, sempre collegati, sempre in ascolto,
Siete le sue mani, la sua voce, le sue opere. Insegnatemi come si fa, io sarò ben felice. Allora, vediamo un po' cosa scrivete, così non faccio i monologhi. E partiamo con i saluti. Allora, Enrico, Livia, intanto grazie che sei stata la prima a collegarti, così ho saputo che qualcuno ci vedeva. Ciao Marina, è un po' che non ci vediamo. Eh sì, un pochettino. Ci vediamo e ci sentiamo. Andrea, caro Andrea, ciao, ben arrivato, sono felice che ci sei. Sto bene, sto bene, sto bene, sono a casa di Maria, vivo da lei, perché Andrea mi conosceva ancora prima, io adesso, per chi non lo sa, Maria Rosa è la mia fidanzata, la mia moglie, quindi vivo da lei, con lei. E questa nuova scenografia è perché ho il mio ufficio dove posso costruire i miei mondi virtuali, perché comunque la mente è ancora un luogo dove spesso dimoro, perché cioè, deformazione professionale è una passione. Mi piace la mente perché è veloce, perché non serve a volte costruire fisicamente un oggetto. Però appunto grazie a Maria invece sto imparando a stare più con i piedi per terra, a mettere le mani nelle cose. Sono cose che io ho sempre voluto evitare perché le vedevo pesanti, le sentivo dense, le vivevo come fosse una cosa troppo esterna a me. Invece sto piano piano ho imparato a goderne anche, perché alla fine la vita sulla Terra può essere bellissima. Dobbiamo avere, per me, io parlo per me, l'umiltà di accettare di imparare tutto. Perché non è facile accettare che non si sa niente. E allora cerchi di stare dove già sai le cose. Il problema è che quando fai le stesse cose all'infinito, piano piano perdono di gusto e quindi sei costretto a cambiare. L'unica evoluzione risiede nel cambiamento. Se no non c'è evoluzione, se è tutto statico, tendi alla quiete e poi imputridisci. Ciao Andrea, dicevamo. Ciao Anna, io vedo e sento. Ha avuto difficoltà per trovarvi. Sì, Anna, scusami perché vi avevo anche dato il link sbagliato all'altro gruppo di Enrico. Quindi stasera ho fatto i disastri. E ora è un buon inizio, un buon avvio. Giusto per farvi capire che sono tremendamente umano e che anche se sono e siamo tutti in contatto con guide spirituali, non manchiamo delle nostre umanità. Non mancheremo mai dell'aspetto umano affinché siamo dentro un corpo. Quindi la trascendenza, la coscienza assoluta, dal mio punto di vista, è pia illusione. Nel senso, il Cristo, secondo le scritture, lui aveva trasceso l'umano e quindi faceva tutte quelle cose che possono, la bilocazione, la levitazione, no? La moltiplicazione dei pani, erano tutti fenomeni che trascendono appunto chi è incastonato come noi dentro un corpo. E non sa trasformare l'energia. E quindi così. Allora, Elisabetta, ciao. Enrico, ciao. Sono felice che ci sei anche tu che adesso mi vedi. Fabio, ciao caro, ben arrivato. Un abbraccio anche a te. Una volta intrapresa la via dello spirito, difficilmente si torna indietro, Marina. Sì, nel senso si può ignorare. La cosa che ti posso giurare, Marina, è che io a volte quando mi prendo male, nel senso, magari a me dispiace perché magari qualcuno di voi mi vede come un esempio da seguire, no? Io invece sono uno che continua a cadere, continua a sbagliare, continua a fare errori. E quindi dico, non seguitemi perché io vi porto il messaggio. Ma poi il messaggero è quello che è. E quindi dici sì, è vero, nel senso una volta che hai aperto certe porte, ormai lo sai. È come quando ti dicono che Babbo Natale non esiste, no? Finché ci credi e ti alimentano questa illusione, questa credenza, ci costruisci sopra, ci ricami sopra un mondo fatato. Poi a un certo punto ti dicono che la realtà è un'altra, casca l'illusione. E il Natale successivo, per quanto bello è ormai l'illusione cascata. E nella presa di coscienza è così. Finché vivi
si chiama proiezione mentale, no? Nell'idea che tu hai di te stesso e della realtà e giri in quel piccolo recinto, in quel momento lì vivi un'illusione. È come il paese dei balocchi, no? Per Pinocchio. Poi a un certo punto ti danno una svegliata, nel mio caso mi hanno dato una bella svegliata perché l'ho chiesta, e quindi ti accorgi di quanto in realtà, come dicono lì nel libro, di quanto è grande il tuo mondo e di quanti esseri collaborano alla tua felicità. Perché effettivamente questo mondo è incredibile. Ci sono energie, quindi entità, coscienze, anime, chiamatele tutti i modi che volete, che sono incredibili, ovvero toccano un'infinità di frequenze della coscienza e della conoscenza, cosa che la maggior parte di noi non sa neanche che esiste. Noi sfruttiamo tutte quelle che sono le tecnologie, ma non sappiamo come funzionano, non sappiamo la conoscenza che ci sta dietro e quindi la visione che serve per costruirle. Noi viviamo così. È come il bambino che è appena nato, si attacca al seno della madre e viene nutrito, non si preoccupa da dove arriva il latte, come viene fatto, come fa la mamma a mangiare, come fa la mamma a fare la spesa, come fa a guadagnarsi i soldi, che cos'è fare la spesa. Tutte queste cose non se ne preoccupa perché il suo stato di coscienza, la dimensione che è chiamato a vivere in quel momento, non gli serve. Piano piano col tempo poi impara a stare nel mondo. E anche lì stare nel mondo è a livelli e ce ne sono infiniti, per cui c'è un po' di tutto. Ci sono infinità di entità che vengono qui a portare un pezzettino in più per migliorare l'umanità, perché alla fine poi è questo, ognuno porta il proprio talento e porta anche altro che poi leggiamo nell'introduzione, così poi ne parliamo. Allora, credo che in primis dovremmo essere alchimisti di noi stessi. Sì, cioè, la trasformazione interiore. È che il piombo pesa ed è difficoltoso da trasformare in oro, cara Marina. Almeno per me sì. Giada, cara, buonasera. Fabio, basta riuscire a trasformare l'odio in amore e con il cuore certi miracoli si fanno. Bello. Trasformare l'odio. L'odio è sofferenza andata abbastanza male, nel senso stantia lì da anni. E se trasformi una sofferenza tale in amore, hai fatto un grande processo alchemico, uno dei più giganteschi che esistano, quello sì. E sì, ed è già un miracolo che fai una cosa del genere, poi sì, poi puoi fare tanto. Puoi fare tanto, sì. Buonasera Federico D'Ambrosio, ce l'abbiamo fatta. Ringrazio Anna ed Enrico, buonasera a tutti. Sì, Mirella, va là. Stasera è stata un po' impegnativa la connettività. Ciao, che piacere. Ah, Gloria, perché non vedo più? Personalmente vivo la vita momento per momento, apprezzando. Perché non si vede? Ok, adesso magari si vede. Allora, personalmente vivo la vita momento per momento, apprezzando la sua interezza. Ogni esperienza, seppur dolorosa, la vivo come un insegnamento e sono piena di gratitudine. Il mio risveglio è stato molto doloroso, ma mi è servito per capire chi ero realmente. Marina, hai detto tutto tu. Vado via. Sì, è vero. Parole sante alla fine, sì. Il risveglio non è mai piacevole, è un po' per chi ha visto Matrix, Neo quando esce da Matrix e si risveglia con tutta quella roba appiccicata addosso. È un po' così, ti accorgi che te la dormi bene e la cosa bella, e questa è la cosa bella, no? Che dall'altra parte non c'è giudizio e quindi anche se noi dormiamo, siamo sostenuti nel nostro sogno. Ed è una cosa bellissima se ci pensate.
Eh sì, grazie Marino per la tua condivisione. Apprezzando la sua interezza, la mia esperienza, seppur dolorosa, la vivo come insegnamento. Alla fine sì, proprio perché non esiste il male, poi ci verrà detto, ogni esperienza che facciamo, per quanto dolorosa essa possa essere, non è fine a se stessa. Cioè il dolore fino a se stesso non è una prerogativa del creato o del creatore. Se noi guardiamo gli animali, il sacrificio di uno è la sopravvivenza e il nutrimento dell'altro. Ok? Quindi non c'è questo accanimento. Siamo noi umani che purtroppo, attraverso il nostro processo mentale, riusciamo a creare sofferenza perché siamo creatori. Se no, diversamente, la sofferenza è un aspetto interno che viviamo per le nostre questioni irrisolte, il nostro distacco dalla nostra divinità interiore. Piena di gratitudine, mi è stato servito per capire chi ero realmente. Sì, comunque, Marina, fidati, ti parlo con la voce delle guide, che la vita è conoscere se stessi, quindi adesso tu sicuramente non sei al capolinea, quindi nel corso degli anni avrai sempre più modo di approfondire questo realmente, troverai sempre nuove sfumature di te. Perché alla fine, come diceva mio papà ancora anni fa, la vita è come sfogliare una cipolla, quando l'hai finita ti rimane sulle mani l'essenza. Allora, Gloria, avrei osservazione, osservazione, intenzione, intuizione. Bello, osservazione, quindi la presenza, se osservi sei presente. Intenzione, quindi scegli l'intenzione. Se ci metti l'intenzione nelle cose che fai, scegli consapevolmente. E poi intuizione, quindi mi lascio guidare nelle scelte. Grazie Fabio. E infatti sentire e sentirsi. Anzi. Così, è così. Che bello che non sono da solo. Una volta pensavo di essere solo nell'universo e che nessuno potesse capirmi, invece questa sera, vedi, trovo tanti amici che hanno vissuto più o meno le mie stesse cose e fanno più o meno il mio stesso percorso. È una cosa bella. Tanti compagni di viaggio. Gloria, che bello sentirti, grazie cara. Buonasera a tutti, per me è la prima volta ed è un piacere. Sara, ben arrivata e avrai modo di conoscere allora questa combriccola che sembra già bella, bella accesa. Ciao Kia, Chiara. È la prima volta che ascolto con piacere. Grazie Ilenia, è un piacere anche per me. Stasera Facebook è tutto un caos. Sì, decisamente. Rosaria, grazie Rosaria, buonasera a te. Allora, io vi volevo cominciare a leggere un pezzettino dell'introduzione, così vi introduco, almeno a quello che mi è stato detto. Poi, giustamente, è la mia via, quella che è arrivata a me, e quindi diciamo, il filtro di tutte le possibili parole che si potevano usare è il mio filtro. Per cui se c'è troppo del personale, perdonatemi, prendete solo l'essenza di quello che sentite dentro di voi. Ok? Allora vi introduco quello che le guide mi hanno canalizzato come introduzione del libro. Non esiste il male. Esiste la sofferenza. Le persone che soffrono portano attorno a loro la sofferenza. Ecco, queste due prime righe ci stravolgono, almeno a me, all'inizio hanno stravolto la concezione della realtà. Perché se voi ascoltate certe campane, vi dicono che c'è il diavolo. E quindi c'è il male, ci sono i demoni, ci sono delle forze di opposizione. E loro, le guide, tagliano la testa al toro abbastanza così, dimettono, dicendo semplicemente non esiste il male, esiste la sofferenza.
Le persone che soffrono portano attorno a loro la sofferenza. E qui poi si estrinseca anche la legge di risonanza, l'esterno e l'interno, okay? La legge degli specchi. In queste parole c'è racchiuso già tutto, e che poi magari lo andremo a vedere nel dettaglio più avanti. Però qui ti dicono le persone che soffrono, quindi le anime che hanno dei passati, delle situazioni risolte, poi quando si incarnano e portano sulla terra questa energia, creano quella sofferenza attorno a loro. Okay, oppure anche la mancanza di ascolto, quindi io scelgo arbitrariamente di ignorare la mia voce interiore, quindi sono separato interiormente e la mia guida è dettata dalla mia mente. E nella mente ci sono le illusioni, e quindi posso creare, essendo noi creatori, le peggiori, scusatemi il termine, porcherie che si possono immaginare. Perché sono deviazioni mentali, perversioni, derivanti poi da sofferenza, perché poi alla fine è sempre lì che si va a parare. Le persone che soffrono portano attorno a loro la loro sofferenza, creando poi mondi assurdi. Le piante, se messe in una stanza buia, soffrono, perché non possono trarre nutrimento dalla luce. Appena apriamo le finestre e permettiamo alla luce di entrare nella stanza, la pianta subito si orienta verso la luce per essere nutrita. Ok, questo è un processo di naturale che le piante fanno. L'uomo, al contrario, tende a non riconoscere la fonte della luce e pertanto si chiude in se stesso, in una miriade di pensieri e convinzioni. Queste convinzioni hanno anche radici profonde radicate nell'inconscio. Quindi noi, pur avendo una parte biologica organica, abbiamo gli occhi, le piante gli occhi non ce l'hanno, okay? E quindi ci lasciamo, siamo violati nella visione della luce, e quindi prendiamo lucciole per lanterne. Allora cadiamo preda dell'illusione dell'informazione, dell'immagine in movimento, dei colori, ok? Delle nostre credenze, appunto, no? L'uomo, al contrario, tende a non riconoscere la luce e si chiude in se stesso, perché la sofferenza porta alla chiusura, porta al distacco, e quindi ci si rifugia nella mente, in una miriade di pensieri, e nei pensieri si è come nel labirinto del Minotauro, ci si perde nei pensieri, perché la mente concatena un pensiero ad un altro, e i collegamenti sono pressoché infiniti. Perché tutte le esperienze che avete vissuto vengono memorizzate e possono essere interconnesse e intrecciate. Quindi immaginate le possibilità di pensieri. È come quando, non so, io mi ricordo da bambino che vedevo i cartoni animati dei robot e mi convincevo di essere un robot, mi muovevo come un robot. Immaginate che io coltivassi all'infinito questa illusione di essere un robot, no? È chiaro che vista così sembra assurda, però nel nostro piccolo, nelle nostre piccole credenze di che la realtà è fatta così, oppure quello che ci vogliono far passare, che la realtà è fatta in un certo modo, intendo i media, i condizionamenti sociali, ok? Cercano di imporci una visione della realtà che non esiste. Esistono le persone, esistono gli animali, esistono le piante, esistono i minerali, gli insetti e tutti gli altri entità. E poi tutte queste entità creano la loro dimensione attraverso il loro essere. È chiaro che se vado da uno che crea armi, o da uno che crea cheesecake vegane, l'esperienza che faccio sono due esperienze diverse. Eppure sono due esseri umani che vivono la vita sulla terra ed entrambi avranno giornate brutte, saranno terribili, altre che saranno giornate che saranno dei santi. Eppure uno porta il cheesecake, l'altro porta le armi, quindi la morte. Bisogna a un certo punto orientarsi. Quindi
Quindi da qualche parte, perché le convinzioni poi si fissano nell'inconscio, quindi alcune convinzioni che ci sono magari state trasmesse dall'esperienza vissuta in famiglia o da persone importanti della nostra vita o da traumi, queste cose si fissano così nel profondo che il più delle volte vengono rimosse dall'attenzione presente, quindi noi dimentichiamo quell'evento, o se lo ricordiamo, lo ricordiamo un po' appannato o privo di emotività, perché dietro ci sono dei meccanismi di protezione, però questa roba poi comunque ci condiziona nel vivere, a volte spesso inconsciamente, tant'è che molte malattie o molti atteggiamenti sono legati a, no, allo psicosomatico, quindi a una somatizzazione. Le somatizzazioni sono pregresse il più delle volte. Poi nel presente si riattivano dei meccanismi, delle dinamiche in cui queste sofferenze pregresse tornano a essere presenti, così viene data l'opportunità di ricollegare le sofferenze passate a coscienza presente. Da adulti, infatti qua lo dicono, l'ho anticipato, da adulti ciò che vi ha condizionato nella fase di gestazione. Scusate, ho perso un pezzo. Dicevamo, queste convinzioni hanno anche radici profonde radicate nell'inconscio. Da qualche parte dentro di voi viene registrato che non andate bene, non siete bravi e non siete abbastanza. Ok? Quindi queste convinzioni di sofferenza, quindi vi fanno sentire sbagliati, o vi dicono che siete degli asini o siete degli incapaci. Oppure gli dicono tua sorella è meglio di te, tuo cugino è meglio di te, ti fanno sentire inadeguato. E quindi queste sofferenze che si creano nel bambino, oppure addirittura nella gestazione, magari parti dolorosi, parti con problemi, ok? Gravidanze interrotte prima della nostra nascita, quindi nel sistema ci sono dei defunti. Tutte queste cose ci portano a somatizzare. E quindi dicono, da adulti ciò che vi ha condizionato nella fase di gestazione, nell'infanzia e nell'adolescenza, ha generato nella vostra mente un giudice che vi tiene in castigo e di fatto, come nell'esempio della pianta, vi tiene al buio. E anche se la luce entra nella stanza, voi non vi orientate verso di lei per trarne nutrimento. Allora, che cosa significa? Questi condizionamenti che abbiamo ricevuto poi si fissano dentro la nostra mente e creano quello che le guide chiamano il giudice interiore, quindi è quella parte che ci ha giudicato, che noi facciamo nostra e che poi ci continua a giudicare tutto il resto della nostra vita. Quindi continuiamo all'infinito a sentirci sbagliati, è un po' come restare nel proprio inferno, no? Stiamo in un loop, stiamo nel brodo. Stiamo in questo brodo a macinare, a ribollire, finché non riusciamo, no, a uscirne, perché alcuni ne escono, come molti di voi mi hanno scritto, no? Stavamo parlando prima, ci sono invece altre persone che resteranno in questo brodo tutta la vita, perché probabilmente l'anima non è ancora pronta a fare il salto di coscienza, o chissà perché, perché poi onestamente io non mi permetto di andare così, possiamo dire, in alto, no? Nel senso di dirvi sì, di là funziona tutto così. Io vi dico quello che per me, nel senso a me è arrivato, e alcune cose ve le dico perché secondo me sono delle verità. Sapere perché un'anima è costretta o sceglie di fare certe esperienze, io non, onestamente non l'ho mai capito e penso che sono cose che sono al di là della mia capacità di comprendere. Però quello che ho visto è che è così, nel senso, quando uno non sa dove andare, oppure è convinto assolutamente che una cosa è fatta in un certo modo, cosa fa? Comincia a costruire il suo mondo in funzione di quella convinzione e continua a costruire, a creare, a costruire, a creare, a vivere, a fare esperienza in quella direzione, quindi testa quella frequenza energetica fin tanto che la sofferenza, che è il mezzo, no,
diciamo prima, per comprendersi e per evolvere, la sofferenza diventa tale che ci obbliga a fermarci e a riconsiderare la via intrapresa. Dice, ne vale la pena restare in questo stato di sofferenza perché la scelta che hai fatto in precedenza, perché tu credi che sia giusto, perché ti avevano sempre detto che si faceva così e quindi va vissuto così. Tutte queste cose che sono le convinzioni, a un certo punto le dobbiamo riconsiderare in funzione, come dicevamo prima, del sentire. Che sentire è la voce di Dio che è in noi. Solo quella voce lì sa cos'è meglio. Noi come persone facciamo fatica a saperlo. Tant'è che quando ci sono dei bivi non sappiamo mai che strada scegliere. Quindi nelle tenebre vi sentite persi, soli e smarrite, in poche parole senza Dio. Ma non è così. Voi siete esseri di luce, nati nella luce, viventi nella luce. Siete stati dotati di libero arbitrio e questo vi rende liberi di credere, pensare e fare qualunque cosa desideriate. Ok? Quindi quando noi diamo voce e energia al nostro giudice interiore e quindi viviamo nella separazione, viviamo nel balcone di casa, come dicevamo prima. C'è la probabilità, perché non bisogna essere assolutisti, che ci si senta persi, ci si senta soli, smarriti e si creda che Dio non ci ascolti, non ci veda, ci ignori, anzi ce l'abbia con noi. Ma non è così. Noi siamo nati nella luce, noi siamo all'interno del creato e il creatore è in tutto, anche nel creato stesso. Per cui Dio è in noi. Okay. È difficile da accettare perché? Perché noi più delle volte non lo riusciamo a sentire. Perché guardiamo fuori. Stiamo nel balcone e non entriamo nelle altre stanze. Quindi magari fuori ci sono meno 10, diciamo che vita gelida, che brutto, che freddo, batto i denti, poi dentro c'è un fuoco acceso e non sappiamo neanche che c'è, perché non sappiamo aprire la porta. Siete esseri luce nati nella luce, viventi nella luce, quindi la trascendenza, il cammino verso l'illuminazione, in realtà è già tutto illuminato. Tant'è che c'è una bellissima frase, no, che le guide nel capitolo successivo dicono, riferendosi a un mio primo... Allora, ci sono dei gap temporali. Nel capitolo I regni della luce, che è un capitolo undicesimo, dodicesimo, io ero entrato in contatto con delle entità che stavano lavorando all'organizzazione, all'ottimizzazione dell'umano, inteso come proprio sopravvivenza. Quindi sono energie che spingono l'umano ad agire, a fare, quando non ha coscienza e quando devono mettere in sincronia tutto il creato. Ci sono delle energie che fanno questo ruolo, coordinano e mettono insieme. E queste entità mi dicevano che loro si muovono in un universo ordinato e che la loro funzione è appunto ordinare il caos. E che loro ordinano il caos, noi ordiniamo il caos. Dio ordina il caos, tutti gli esseri ordinano il caos. E le guide, la prima cosa che mi dicono, Fede, è tutto in ordine, è tutto a posto. Perché queste, le guide probabilmente sono un altro livello di percezione del creato e quindi da quel punto di vista è tutto in ordine. E quindi siamo tutti nella luce. Allora, facciamo un secondo di pausa e vediamo che cosa mi avete scritto, se no vado troppo avanti. Allora, po', dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti, ah che bello, buonasera a tutti, per me è un piacere, ciao Fede, è la prima volta che ascolto con piacere, buonasera.
Allora, Marina, grazie Fede per le tue parole, hai perfettamente ragione, non si finisce mai di capire chi siamo realmente. Ah, già. Siamo tutto, siamo nel tutto e siamo tutto, in continua evoluzione, sì. Siamo nel tutto e sì, potenzialmente siamo tutto, sì. Come potenziale siamo Dio. È che la fregatura. Quello che ci frena fra essere la manifestazione di Dio è la coscienza. Tant'è che Gesù diceva: Io e il Padre mio siamo uno. Beato lui, no? Lui era l'emanazione del Padre. A me piacerebbe essere così. Mi capita a volte di sentire, no, l'amore delle guide, allora le parole canalizzate, o hai queste percezioni, no? E quindi ti senti benissimo, ma vi dico, l'energia di su è più sali, più è tosta, nel senso bisogna essere belli forti per reggere l'amore. L'amore è l'energia più potente dell'universo. E che è così difficile starci a contatto perché noi soffriamo. È come essere fatti di ferro, no? E l'amore è un calore infinito, quando ci vai vicino ti scioglie. E tu, mentre ti senti sciogliere, hai paura di morire, hai paura di scomparire. E infatti è così. Una parte di noi scompare, l'io. Di fronte all'amore, l'io lascia lo spazio a Dio. Ma dentro di noi, essendo scimmie sapiens, con un io gigantesco, stratosferico, costruito apposta per permetterci di sopravvivere, far sciogliere questo io è un bel lavoro. La via spirituale è qui. Essere uno, tornare all'unità, prima con se stessi, poi con gli altri. Grazie Marina per la tua condivisione, è un piacere. Allora, Rosaria, anche per me è la prima volta. Bene, Rosaria, spero di non averti fatto scappare via. Io la spiritualità la vivo un po' così, come pane a vino, nel senso se non amo quelle persone che si autocelebrano, vedetela così. Mi piace, siamo tutti normali, nel senso ognuno di noi è eccesso in qualcosa. Io posso imparare da tutti. E che se non voglio imparare da nessuno, credo di essere l'unico e l'assoluto. E quindi tutti hanno qualcosa da regalare, da donare al mondo, hanno i talenti, i famosi talenti. E in quelli sono eccelsi. Allora, mi colpisce la tua serenità, la trasmetti. Mariella, perché non mi conosci personalmente? No, scherzo, dai, un po' sì, ci provo a cercare di star sereno, anche se faccio fatica. Io sono una persona che prende fuoco abbastanza facilmente, però a furia di, diciamo, smussare angoli, sono diventato un po' più tranquillo, un po'. Posso ancora migliorare tanto, decisamente. Grazie comunque. Arrivata adesso. Graziella, ben arrivata. Buonasera, ciao Maria. Ah, Giusy, ciao cara, ciao anima bella. Allora, Marina, la dualità appartiene a questa dimensione. Il bene e il male, il bello e il brutto, la luce e il buio, sono facce della stessa medaglia. Che per apprezzare la bellezza bisogna conoscere anche le brutture. Il buio è da sempre al servizio della luce. Sì, se diciamo che non esiste il male, ma esiste la sofferenza è anche il mezzo per poi riconoscere la gioia. Diciamo che la sofferenza, se noi partiamo dal concetto che non c'è male, la sofferenza è un allarme. L'esempio più semplice è. C'è il fuoco acceso, ci metto le mani sopra. Sento dolore, quindi soffro. Ma questa sofferenza non è punizione divina, ma è un'allerta che mi sto bruciando le mani. Perché immaginate che siete carnivori,
e non sentite dolore, mettete la mano sul fuoco, sentite questo buon profumino di carne bruciacchiata e vi mangiate la mano. Non si fa, nel senso che poi rimanete senza mano. E quindi sì, diciamo, non essendoci nulla fuori dal controllo di Dio, quindi non essendoci caos da ordinare per Dio, tutto fa parte dell'architettura del creato. E quindi se esiste, ha una sua ragion d'essere. Il fatto è che noi non siamo in grado di comprenderne le ragioni, perché magari la nostra percezione è legata a uno spazio-tempo limitato, mentre un evento può avere ripercussioni in un altro tempo o nelle generazioni future, o solo per una stretta ricerca di cerchia di persone. Non ci è dato saperlo. E comunque sì. C'è sempre una medaglia sola, che è l'assoluto. Tutto il resto è duale, sì, duale relativo. Perché qua sei una etrina, sei mente, corpo e spirito, quindi. Allora, Francesca, ciao Fede, grazie per la diretta. Sei meglio di uno psicologo. Oh signore, spero di no, che gli psicologi ti aiutino di più. Comunque, dai, scherzo, grazie Francesca, è che mi imbarazzo. Allora, Livia, credo che esista una stretta connessione tra ambiente interno e ambiente esterno e che la realtà si crea nell'intimità del nostro sentire, nelle nostre percezioni e della nostra mente. La più grande sfida dell'essere umano è, secondo me, il superamento del proprio ego, debellare il senso di separazione che crea disarmonia e disequilibrio fra gli esseri umani e il mondo vegetale, animale e, dove è finita, e minerale. Livia, sì, sono d'accordo con te anch'io. L'esterno, le guide mi dicono nella legge degli specchi, è un riflesso del nostro interno. Quindi a livello gerarchico, perché Federico esiste? Perché la sua anima ha deciso di dargli energia vitale e quindi di mantenerlo vivo. Quindi io sono io sono l'effetto, ok, della mia anima. La causa del mio esistere è la mia anima. La causa dell'esistere dell'anima è il creatore. E il perché il creatore abbia creato l'anima sembra che si riferisca a quella che viene chiamata la frammentazione divina, ovvero il fatto che Dio ha deciso di specchiarsi e si è specchiato nell'infinito. Un essere assoluto e infinito, decidendosi di specchiarsi, ha creato infinite parti di sé. E queste infinite parti poi ha deciso anche di conoscerle e quindi è entrato in questi infiniti assoluti che ha creato. Questo teoricamente, per quello che mi sembra di essere riuscito a decodificare da quello che le guide mi hanno detto, è il perché noi siamo qua. Quindi c'è una ragione prima che è il creatore. Il creatore ha deciso di specchiarsi per conoscersi e riconoscersi in tutte le sue parti e forme possibili e immaginabili, da cui è scaturita l'anima. L'anima specularmente anche lei cerca di comprendersi. E quindi cosa fa? Crea un'entità tridimensionale che metta in scena tutte le sue frequenze che la caratterizzano. E queste frequenze qui sono materia, perché frequenza è energia, ok? Il quanto energetico è una frequenza, alla fine, c'è un'energia con una certa frequenza, e poi l'energia si cristallizza nella materia, e quindi qui io poi divento la causa e quello che faccio sono gli effetti, quindi quello che io faccio con le mani, faccio parlando, faccio con i gesti, faccio con il semplice esistere, perché la mia stessa energia perturba il campo. Nel senso, se noi non vogliamo parlare di aspetti energetici, ma parliamo di meccanica newtoniana, ogni corpo dotato di massa crea un'attrazione gravitazionale.
È chiaro che noi, essendo tutti sulla Terra, con una massa gigantesca, viviamo la sua attrazione gravitazionale, però noi di per sé siamo degli attrattori di gravità. Quindi la nostra esistere perturba il campo, perturba la realtà. Quindi semplicemente perché uno entra in un ambiente, già modifica energeticamente quell'ambiente. Poi se fa delle manifestazioni corporee, quindi creando, costruendo, agendo, ovviamente poi può creare appunto dei mondi nel mondo. E quindi l'esterno, il riflesso dell'interno, c'ha tutto un suo, diciamo così, un suo filo logico, se lo, così lo vogliamo chiamare, dove noi alla fine siamo chiamati, qua Federico D'Ambrosio è chiamato a fare esperienza da una parte, ascoltare dall'altra, conoscere i propri difetti, i propri limiti, le proprie, no, sofferenze, le proprie credenze. Come che le chiamava qualcuno? Le credenze limitanti, forse era The Secret, boh, mi ricordo. E niente, vado avanti. Ma chi sono le guide, Francesca? Ok, giustamente Francesca, magari tu non mi conosci. Le guide sono, lo parleremo nel prossimo incontro. Comunque, le guide sono delle, a me si sono definite come entità di luce, alcune, altre sono guide a supporto della crescita spirituale dell'individuo, altri sono entità che mettono, dicevamo prima, in relazione, ordino, coordinano, creano la sincronicità. Sono entrato in contatto con diversi livelli di entità, principalmente comunque ho lavorato con quelle per la presa di coscienza e quelle per il lavoro interiore, quelle dove ci sono i dolori da trasformare, il famoso piombo in oro. Quindi ci sono, alcune sono molto amorevoli e proprio con l'amore ti sciolgono la sofferenza, quindi ti permettono di esprimerla. Altre invece ti danno informazioni per diventare cosciente, perché se sei cosciente comprendi perché agisci e quindi comprendendo perché agisci ti eviti la sofferenza, quindi già ti tieni quella che hai dentro e cerchi di trasformarla, quindi di farla uscire, ma dall'altra parte devi essere cosciente per non crearne di nuova, perché essendo noi creatori e avendo la mente che diciamo che è vulnerabile, un po' come i sistemi informatici, no? Dagli hacker. La mente può credere a tutto, il plagio, no? Cioè esiste il reato di plagio, circonvenzione di incapace. Cioè, se uno non ha una presenza, una coscienza attenta, rischia di cadere in mano a persone che soffrono e che manipolano, ti rovinano l'esistenza o te la condizionano. Allora essere coscienti ti permette di riconoscere e di poi scegliere. Perché, tornando a bomba nel libro, ok, voi siete esseri di luce, nati nella luce, viventi nella luce. Siete stati dotati di libero arbitrio e questo vi rende liberi di credere, pensare e fare qualunque cosa desideriate. Ok, questo pezzo è importantissimo. Tu puoi scegliere, sempre. C'è tanta gente che dice è colpa di Dio. Bene, togliti la vita se hai il coraggio. Qualcuno l'ha fatto. Il discorso è poi, cosa succede? Tu immagina, vieni qua, rimani frustrato, te ne vai, l'anima dice, caspita, non hai capito. Poi ti ritorna giù. Allora, te cosa fai? Quante volte te ne vai? A un certo punto crei una necessità che è quella di apprezzare la vita. Ok? Cioè tu puoi anche andartene, ma se non hai capito perché esisti, perché sei venuto giù, ti rimandano qui. Ti dicono, no, Fede, tu sei qui per essere felice, per godere del creato. In quale inferno mentale, energetico stai vivendo? Che te ne vuoi andare a tutti i costi. Allora ti devi imparare a fermare.
Devi imparare ad ascoltare la tua voce interiore. Devi imparare a riconoscere la bellezza del creato, caspita, in una foglia, in un ago di pino, in una coccinella, in una tecnologia, in un animale che semplicemente nuota o che cammina. Le cose semplici. Noi abbiamo bisogno di film con effetti speciali ultra mega che fanno le peggior cose. E poi abbiamo bisogno di cose semplici. La prima di tutte, l'amore. Alla fine, una carezza. Ma il semplice, a me capita, io lo dico proprio così onestamente, con Maria ogni tanto quando senti che dall'altra parte c'è l'apertura di cuore, a te viene da piangere, perché entri in risonanza con l'amore che quella persona sta provando. E magari non si stanno neanche muovendo le mani, è solo un sentire interno. Quindi a un certo punto godi della semplice vibrazione dell'essere. Ed è ben distante dal volersene andare. Vuol dire che si è imparato un pochettino a volte ad ascoltare. Ascoltare il sentire, ascoltare le percezioni extrasensoriali, le vibrazioni dell'altro, le proprie. Perché poi quando senti l'amore non hai bisogno di niente. Che stai mangiando un panino, che stai mangiando al ristorante 6 stelle, se senti l'amore va bene tutto. È chiaro che se stai male, se soffri, fai una cena, il cameriere scortese, non so, il cibo non è cucinato bene, allora ti arrabbi, stai già male. Se invece sei innamorato, dici, che cucina, però non stai lì a prendertela con magari il cameriere. Ma vabbè, sono divagazioni. Allora, quindi libero arbitrio. Siamo qui e dobbiamo scegliere. Non possiamo, siamo obbligati a scegliere. Tant'è che le guide mi dicono più avanti, se non scegli, tutto il mondo si ferma e ti aspetta. Molto serenamente. Ma non tutto il mondo in generale, il tuo mondo. Quindi le persone continuano a esistere indipendentemente da te, ma nella relazione con te si ferma tutto. Quindi il mondo continua ad andare e aspetta che tu sia pronto a nuovamente interagire. Perché se sei un po' così nel tuo bozzolo che devi fare appunto la tua trasmutazione interiore, il mondo ti aspetta. Dio non ha fretta, ha l'infinito di tempo. Siamo noi che abbiamo fretta, è la nostra mente che ha fretta. Vuole sempre arrivare alla fine, ma non c'è fine, non c'è vetta. Sia nella conoscenza, perché non si conoscerà mai il tutto perché sennò si è Dio, sia nella crescita spirituale perché non si sarà mai spiritualmente ai massimi livelli perché sennò si è Dio. E fisicamente, vabbè, sì. Lì credere di essere all'assoluto è pura così, illusione. Va bene, andiamo avanti. No, interrompo un po' un attimo e leggo cosa mi avete scritto così. Commentiamo assieme se c'è qualcuno che parla di libero arbitrio. Allora, mi dicevi chi sono le guide? Scusami, sono finito nel libero arbitrio. Quindi le guide dicevano siano esseri di luce, sono queste entità che sono venute appunto a darmi una mano, puoi chiamarli angeli, ma il problema è che quando gli dai un nome, fra virgolette, di vecchia data, poi la gente se le immagina con le ali, l'armatura scintillante, i biondi capelli, col tridente che schiaccia o la lancia che schiaccia il serpente. Queste sono figure, ma se loro fossero una frequenza energetica risonante con l'energia divina, capisci che sarebbe difficile dirti chi sono. Tant'è che le guide mi dicono: non importa chi siamo, l'importante è che ci ascolti. Noi siamo coscienza, coscienza elevata, quindi sono entità che hanno coscienza e amore di quantità molto più elevate di quelle umane. E quindi sono entità che sono al servizio.
Sono come dei babysitter per bambini. Noi facciamo i bambini, loro fanno i babysitter. Ci danno una mano a vivere il nostro quotidiano. Fondamentalmente, vedila così. Poi io non le vedo, quindi non ho questo dono di vedere gli angeli. E quindi io sento, ho sentito tanto amore, quello l'ho sentito. Ho sentito anche entità, quelle che facevano i meccanismi di ottimizzazione, che non avevano sentimenti ed erano abbastanza brutte da sentire, perché sentivi questa rigidità. Ma allora erano meccanismi di ottimizzazione, né più né meno. Mentre poi quando senti quelli che ti fanno lavorare sul sentire, lì senti quelle bombe d'amore che ti sconvolgono dentro. E allora magari piangi per 3-4 ore, finisci dentro di te, nel profondo, a sviscerare la sofferenza e poi ti senti amato. Ti senti amato e basta. E senti anche leggero, come una piuma, per un po'. Poi si passa al prossimo piombo da trasformare in oro. Se abbiamo una cantina piena di piombo. Allora, e quindi spero di averti dato un'infarinatura, Francesca, ma non entriamo troppo nel dettaglio. Sicuramente ci saranno altre persone che ti daranno altre informazioni. Io non riesco a perdonare mia mamma, Giusy, eppure sono io che l'assisto. Ora non sta bene, forse ho bisogno di aiuto. Giusy, tu sei entrata con tutta la tua bella onestà, e verità nei problemi karmici relazionali della famiglia. I problemi più grossi che un'anima ha, le guide sono state chiare in un altro capitolo che poi toccheremo. Le anime in conflitto si incontrano e si scontrano qui sulla Terra, costrette a percepirsi energeticamente e ad incontrarsi fisicamente. Quindi la percezione energetica ce l'abbiamo tutti di tutti. Ma l'incontro fisico principale con un'anima in conflitto ce l'hai in famiglia, perché nasci in quell'ambiente e quando nasci in quell'ambiente tu subisci quell'ambiente, perché non sei l'entità dominante all'interno di quell'ambiente familiare. Quindi sei un neonato e sei alla mercé di tutto quello che ti succede. E non puoi farci proprio niente. Quindi sei impotente di fronte a queste autorità che possono essere castranti o amorevoli. Il più delle volte sono un po' amorevoli e un po' castranti. Perché? Perché loro a loro volta sono stati bambini, hanno avuto delle educazioni rigide, qualche genitore è andato in guerra, hanno fatto la fame. Quindi c'è dietro sofferenza che si trasporta nelle generazioni come schema comportamentale, magari incapacità. Io mi ricordo mia mamma, mi ricordo che i suoi erano credenti e c'era il senso del pudore. Mi diceva: mio papà non mi abbracciava perché non si usava, c'era un distacco. Lei lamentava, mi ricordo mia mamma, lamentava questo distacco, non c'era il contatto. Cosa che poi invece a noi ha dato, però cioè, a volte la cultura, no? La mente, la forma mentis, la forma della mente che è legata al periodo storico ti obbliga a certe rigidità. A volte semplicemente la sofferenza vissuta e non trasformata, quindi non riconosciuta e non elaborata e quindi trasformata, che ti porta a manifestare all'esterno quella sofferenza che hai dentro di te, quindi che hai incamerato, è ficcato nell'inconscio, sei andato avanti, quindi da bambino magari te ne hanno fatte di peggio, cominci a buttare nell'inconscio, diventi adulto, vai avanti nella vita, solo che ogni tanto, durante le situazioni dove l'amore deve uscire, esce anche il dolore. Perché amore e dolore stanno tutti nel sacco del sentire, dei sentimenti. E quindi quando devi aprire da una parte, a volte esce dall'altra. E quindi sicuramente, Giusy, con la tua mamma ci sono stati degli episodi dove eri, quando eri bambina o adolescente, oppure addirittura in fase di gestazione, dove soffrivi. Soffrivi per delle mancanze. Non voglio entrare nel dettaglio perché insomma è la tua vita privata, però quelle mancanze ti hanno fatto star male
E quindi c'è una parte di te che è, nel senso, un altro pezzo ci manca. Federico ha 44 anni suonati, ma Federico è tutto ciò che è stato. E quindi è sia un adulto, sia un vivo, sia morto, sia un bambino, sia un adolescente. Nel senso, l'anima non avendo tempo è tutto ciò che è stato. E anche io, portandomi dentro le esperienze, sono ancora quelle esperienze fatte, sono l'energia che le ha mosse. Per cui quello che ho vissuto mi è rimasto dentro, somatizzato cellularmente, fissato da qualche parte nella mente. E allora questo vissuto, quando io mi trovo nel presente, nel tuo caso che sei adulta, che lei, poverina, comincerà ad avere una certa età, ha bisogno del tuo aiuto, tu gli dici: io l'aiuto, gli faccio quello che c'è da fare, però dentro, nella dinamica, perché probabilmente nella sua manifestazione ha ancora quel tipo di firma energetica abbastanza, come si dice, o non voglio dire aggressiva, ma magari è rigida o è secca o è poco amorevole. E quindi dentro di te quella bambina interiore sente ancora questa energia e ne soffre, perché dice: caspita, siamo alla fine del gioco e sto amore ce me lo vuoi dare? Perché il bambino vuole solo essere amato dai genitori, non vuole altro. Cioè, un bambino vuole essere amato. Di cosa ha bisogno? Nutrimento e amore. Basta. Anche noi adulti alla fine abbiamo bisogno di nutrimento e amore. È che la sofferenza ci tiene distaccati dall'amore, quindi ci inventiamo le peggior cose. Ai noi. Cara Giusy, ti abbraccio. Mariella, noi seguiamo la nostra essenza divina per migliorarci e acquisire sempre maggiore consapevolezza di ciò che dobbiamo affrontare prima di arrivare alla meta finale, il tutto accettando ciò che arriva. È duro accettare tutto ciò che arriva. Aiutati, scusami, da una fede profonda, sì, e dall'amore per noi stessi. Ah, un altro pezzo importante, l'amore per noi stessi. Gesù diceva: ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi l'amore per se stessi è anche quello, è un pezzo importante del cammino spirituale, nel senso, imparare ad amare, io la chiamo la scimmietta che abiti, non è facile. Avere rispetto, che noi viviamo nella dimensione della mente. E quindi tutto deve essere fatto in funzione di come noi lo pensiamo. E il corpo è quello che lo deve subire. Tant'è che c'è un pezzo che leggeremo più avanti. Ma sì. Quindi aiutati da una fede profonda e dall'amore per noi stessi. Ciò che facciamo è di riflesso per i nostri simili. Ciò che facciamo è il riflesso di noi stessi. I simili che vivono le nostre manifestazioni sono in risonanza con noi, con il nostro essere. O qui o in alternativa, vabbè, con alcune frequenze della mente, bla bla. Nel senso, facciamo un esempio. Tu sei una cuoca, io faccio il cuoco, vengo a lavorare per te e quindi fra me e te si attivano tutta una serie di dinamiche. E quindi quello che fai tu è anche un riflesso del mio vivere, perché viviamo insieme l'esperienza, no? Oppure andiamo a un concerto assieme senza che dobbiamo lavorare, perché ci piace, non so, Ligabue. Andiamo tutti e due al concerto di Ligabue, ognuno con la sua macchina perché neanche ci conosciamo, ci incontriamo lì e ci facciamo 6 ore di coda per entrare. Quindi ciò che ci accomuna, il nostro interno che ci ha mosso, è stato questo Ligabue, questo concerto. Poi quello che viviamo lì è quello che ci serve. Comunque grazie per la tua condivisione.
Io non riesco a perdonare. Ok, devi perdonare te stessa prima. Dopo ti senti meglio. Sono prove che devi superare. Ci sta perché un po' ha a che fare col giudice interiore. Perdonare te stessa perché quello che hai subito a un certo punto diventa quello che dicevamo prima, il giudice interiore, no? E il giudice interiore è costruito a modello delle sofferenze vissute. Ok? Quindi qualunque sofferenza che abbiamo vissuto poi crea in noi una convinzione che ce la meritiamo, che è colpa nostra, perché poi ci sono anche le condizioni per fare così. Quindi il perdonarci ci sta in questo senso, però il semplice perdono razionale non funziona, bisogna poi entrare nelle emozioni di dolore e poi una volta trasformate quelle, allora sì che riesci un po' a perdonare gli altri, a perdonarti tu anche, sì. Comunque sì. Enrico, ricordo bene questa sera ci sono problemi. Ah, ricordo che questa sera ci sono problemi con Facebook. Per vedere il canale scegliete post nuovi. Ok, qua penso che... Ma ci siete ancora? Sì, siete in 21. Bene, andiamo ancora un pelino avanti, poi fra un po' vi lascio andare. Allora, quindi parlavamo di libero arbitrio, ok? Voi siete esseri di luce, nati nella luce, viventi nella luce. Siete stati dotati di libero arbitrio e questo vi rende liberi di credere, pensare e fare qualunque cosa desideriate, perché comunque l'esperienza è il mezzo per prendere coscienza. Infatti noi siamo qua per diventare coscienti del perché agiamo, del perché ci manifestiamo in un certo modo e avanti. Infatti dicono, potete commettere splendidi atti di amore e altruismo, ma potete anche portare la morte, la distruzione e la sofferenza a voi e agli altri. Ma non è il volere di Dio, è il vostro volere. Non vedete il perché, perché non vedete altre soluzioni. Credete che quella sia l'unica strada, cioè la strada giusta o l'unica via. È la vostra cultura, ciò in cui credete, che vi porta verso la sofferenza. Quindi sono le convinzioni, fondamentalmente. Quando noi abbiamo una visione molto stretta, magari derivante anche da un condizionamento molto forte vissuto, poi possiamo portarla alla morte e alla distruzione. Una persona che è vissuta nell'amore, che gli hanno insegnato ad amare, difficilmente si imbraccerà un fucile e andrà a sparare agli altri. È molto più difficile di una persona che magari ha sofferto, c'erano le privazioni, è stato un po' allevato così. Sono arrivati i militari, gli hanno detto arruolati, che ti danno lo stipendio, così non patisci la fame, e quello è andato. E magari lo mandano a sparare. E gli altri muoiono perché lui soffre. Perché se nessuno imbracciasse un fucile, non ci sarebbero persone morte fucilate. Quindi siamo sempre noi, per nostro libero arbitrio, che accettiamo una dimensione in cui manifestare noi stessi, una parte di noi stessi, non tutto, ok? Perché l'anima, essendo la parte di noi infinita, la parte di noi divina, è comunque un'entità dalle, non dico infinite sfaccettature, però diciamo per un umano sono infinite. E quindi non manifesta tutto, manifesta alcune parti. E allora noi possiamo vivere tutta una vita manifestando solo una piccola frequenza del nostro essere, prima o poi, no, metteremo a frutto tutti i talenti. Quindi è importante, okay, potete commettere splendidi atti di amore e altruismo, perché siamo creatori.
ma potete anche portare la morte, la distruzione, la sofferenza. Proprio perché noi creiamo la nostra realtà e attorno a noi le persone che sono in risonanza con noi e con la nostra realtà condividono, cioè voi immaginate che siamo tutti creatori e ci riuniamo in tribù, in gruppi, dove continuiamo a creare quel tipo di materia. E quindi poi quel tipo di materia, quel tipo di persone, quel tipo di ambiente diventano delle strutture, delle città, degli imperi e dei sistemi e si diventa così, cioè si creano dei recinti virtuali, sono come i gruppi di Facebook, no? Il gruppo di Focus non è il gruppo, non so, della serie A. Sono sempre persone, l'unica cosa che è appunto il focus. Sta da un'altra parte. Il mondo più o meno è architettato tutto così. Sono frequenze. Noi cerchiamo le frequenze dell'essere, della conoscenza, della coscienza, le frequenze dei regni superiori. Cerchiamo di sentire. E quindi è la nostra cultura, ciò in cui credete, che vi porta nella sofferenza. Vi è stato dato il libero arbitrio, ma vi è stata data, e qui c'è la parte più bella, nel senso, vi è stato dato il libero arbitrio, quindi potete fare una marea di cazzate, però vi è stata anche data una guida interiore, che da sempre, ok? Da sempre parla dentro di voi, è amorevole. E vi indica il percorso da seguire, le cose giuste da fare, in poche parole vi direziona verso la luce, verso l'amore. Ok, quindi qua ci sono nel corpo tutta una serie di architetture che poi più avanti vediamo, limitanti, annebbianti, siamo immersi in entità, in persone che soffrono, che creano mondi illusori perché sono incapaci di sentire, però hanno potere, bla 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 bla, però alla fine hai il libero arbitrio e una guida interiore. Ok? Quindi sentite la responsabilità che non si può dare più ad altri, ma la nostra vita è nostra e siamo noi che scegliamo come viverla. Nessuno vi vieta, adesso ve lo dico proprio assurdamente, ma di prendere, uscire di casa, prendere, cioè prendervi uno zaino, uscire di casa e cominciare a girare l'intero pianeta a piedi. Lo so che è quasi impensabile, è quasi assurdo, ma nessuno ve lo vieta. È il vostro buonsenso, sono gli affetti che avete, le dipendenze con i vostri cari, la vostra paura del futuro, di morire, insomma. Non siamo pronti noi a essere totalmente liberi, ci piacciono le nostre prigioni perché ci rendono sicuri, ci fanno sentire confortati, perché la realtà è infinita e ci fa paura, come la paura di morire del Covid, no? Signore, adesso dopo 3 anni, cos'è 2 anni? Dopo 2 anni che c'è sto Covid, c'avete la stessa paura di crepare che c'avevate magari all'inizio? Secondo me, una cosa bella che hanno fatto i nostri governanti è che a furia di fartelo mangiare in tutte le salse possibili e immaginabili, un po' di esorcismo a sta paura di morire ce l'hanno data. Che dite? Si riesce a viverla con più serenità e dice, ma sono male, muoio, che cazzarola. Vabbè, scusatemi la divagazione. Signore, è la vostra cultura, ciò cioè in cui credete che vi porta verso la sofferenza. Vi è stato dato il libero arbitrio, vi è stata anche data una guida interiore, ok? Che da sempre parla dentro di voi, è amorevole e vi indica il percorso da seguire, le cose giuste da fare. In poche parole, vi direziona verso la luce. Quindi, quando noi non sappiamo cosa fare, non dobbiamo scegliere, tant'è che lo dicono spesso, quando non sai cosa fare, non scegliere subito, fermati, aspetta e ascolta. Lo senti se poi una cosa ti piace, non ti piace, la vuoi fare, non la vuoi fare. Sei indeciso? Va bene, fai, scegli una dei due. Tanto poi dopo, mentre lo fai,
ti viene qualcosa da capire, puoi sempre tornare indietro. Alla fine si può sempre tornare indietro. Riassumendo, dentro di voi ci sono due grandi forze. Una è il giudice interiore, che guarda verso la separazione. L'altra è la guida, che vi direziona verso l'amore. Ok, quindi c'è un interno, quindi dove c'è la casa col focolare caldo, e c'è il balcone dove ci hanno insegnato a vivere, dove c'è la sofferenza, il dolore, le privazioni, l'umiliazione di star fuori al freddo, no? E noi, se non abbiamo scoperto o ascoltato la nostra voce interiore, quindi non abbiamo iniziato a esplorare le dimensioni interiori, ci ignoriamo e quindi l'unica cosa che ascoltiamo è la mente con tutte le esperienze che l'umano ha vissuto, quindi anche quelle di sofferenza, e che hanno creato appunto i condizionamenti e le convinzioni. Per libero arbitrio voi potete scegliere la direzione da intraprendere. Ok, quindi noi abbiamo questa infinita responsabilità che è scegliere di come vivere la nostra vita e di cosa abbracciare o rifiutare. Sta a voi decidere a chi prestare ascolto. Quindi se guardi verso la separazione è tutto brutto fondamentalmente. Se invece ascolti la tua guida interiore, sai che le cose accadono per una ragione ben precisa, perché l'universo non spreca energia per cose che non hanno senso, hanno senso sempre per qualcuno. A volte tu sei costretto a vederle per riconoscerle, che non ti appartengono, a volte sei costretto a viverle perché ti devono toccare proprio dentro. Mentre a volte non ti riguardano proprio, riguardano qualcun altro. E quindi tu magari senti la pesantezza di quel dramma, ma non è tuo. Se ascoltate tutti i giudizi, le delusioni, le mortificazioni e le violenze che avete ricevuto, continuerete ad andare verso quel tipo di esperienza. Quindi restando in quella vibrazione, fondamentalmente continuando ad alimentare quei meccanismi, perché c'è la convinzione che il mondo sia solo così, e quindi andate in giro con gente che vibra così, che pensa così, che ha vissuto così, che sta così, che vuole vivere così, non vuole andare altrove, è quello vivete. Non so, magari io facciamo un esempio banalissimo, giusto per rendere l'idea. Magari da piccolo mi hanno mandato a fare arti marziali, oppure a pugilato, oppure che ne so, a golf. Sto tutta la vita con le persone che ho conosciuto lì e quindi tutta la vita magari giochiamo golf, facciamo arti marziali. E quindi la nostra vita si restringe in solo quel cerchio, in quel campo, e quindi continuiamo a vivere sempre le stesse dinamiche che abbiamo iniziato a vivere da quell'età. Il mondo è più ampio, è più vario, noi anche siamo più ampi e più vari, possiamo scegliere di vivere diversamente. Ci dobbiamo ascoltare. È che magari dopo 20 anni che fai quella stessa cosa, anche se non ti va giù, te la fai andare giù lo stesso. Perché la paura del cambiamento, la paura di ascoltarsi e di vivere tutte quelle emozioni di inadeguatezza, o sentire i dolori che ci si porta dentro, non ci abbiamo voglia e quindi ci accontentiamo e la nostra vita si rattrista. Non riusciamo più a vivere la gioia. Se decidete di delegare, è un'altra cosa importante, se decidete di delegare ad altri le vostre scelte, c'è la possibilità che se sono persone che soffrono, vi condurranno verso la sofferenza, ok? Quindi questo libero arbitrio noi lo possiamo dare anche in mano ad altri. Però se il Capitan Sparrow dei Pirati dei Caraibi vi porta a vivere le avventure, ma se il capitano del Titanic vi porta a vivere in mezzo al mare, cioè in fondo al mare. Quindi state attenti su quale barca salite. Scegliete bene, con coscienza. Ricordatevi che potete sempre abbandonare la nave e fare gli ammutinati. Ok, la via
che vi consiglio di prendere è la via del cuore, dell'ascolto della vostra guida interiore che vi ama e vuole portarvi verso la luce, la felicità, la pace e l'amore. Che alla fine è questa, luce dalla coscienza, felicità nel bambino interiore, la pace dell'essere, dell'esistere, semplice esistere. E poi l'amore perché lo si sente ovunque. E quindi Namaste, vedi Dio dappertutto, lo vedi in tutti. Ecco l'introduzione. Che ne pensate? Avete altre condivisioni? Vediamo se qualcuno mi ha scritto qualche cosa. Allora, dove siamo rimasti? Allora, eccolo qua. Ciao Enrico. È così che sono entrata nella diretta, grazie. L'umiltà ci permette di crescere e tu ce l'hai. Speriamo, Fabio, speriamo. Speriamo di avercela, io ogni tanto. Cioè, Fabio, dovrei farti parlare con Maria quando mi parte l'io. Lì allora te la rideresti alla grande, perché purtroppo ce l'ho. Però l'io è bello forte, non spacca maroni, perché è costruito sulla sofferenza. L'io, quindi il giudice interiore, detto anche ego o io, è costruito sui dolori. È un meccanismo, lo vedremo avanti, di protezione dalla sofferenza. Il problema è che è un meccanismo che funziona bene, ma ha dei buchi da dove appunto cola tutto questo dolore. Allora, è un isolante che funziona male, trasuda dolore da tutte le parti, questo ego. Allora, quando non riesci a tenerlo al suo posto perché il dolore ti bussa alla porta, poi pecchi di umiltà, crei sofferenza, no? E creando sofferenza lì ti accorgi, caspita, che cosa sto facendo? O che cosa ho fatto? Hai fatto una cazzata, no? Magari in quel momento, a me capita spesso. E quindi la coscienza può stare lì a dire come mai che hai reagito o hai agito in quella maniera? Cos'è che ti ha mosso? Perché non ti sei fermato? Perché hai agito d'impulso? Che cosa stavi sentendo? E cominciando a ricostruire, la scena del delitto, riesci anche a risalire alle dinamiche che ti muovono. Il discorso è che poi la semplice comprensione, se non si va poi a toccare l'emozione, è un lavoro parziale. Comunque, grazie. Allora, dove siamo? Non ce la faccio. Giusy Stella. Non ce la fare, resta così. Cioè, non violentarti, appunto, perdonati. Perdonati per il fatto che non ce la fai a perdonare lei. Perché il dolore che c'hai dentro ti mangia viva quando senti quel tipo di vibrazioni che magari tua mamma ancora emette attraverso il suo manifestarsi. Cioè, noi non possiamo sottovalutare quello che abbiamo vissuto. Cioè, l'esempio più semplice è un esempio tridimensionale. Tu immagina che da bambina ti tagliano le gambe. Hai voglia a perdonare, a capire, a comprendere, ma quella volta che ti vuoi fare una cazzarola di corsa, tu sei senza gambe. E quindi un po' di giramento di balle ti arriva, eh. Cioè, non è che, cioè, noi abbiamo quest'idea che lo spiritualista è un santo, che ha un assoluto pace. Sì, cioè, io ve lo auguro, mi auguro che voi siate così. Io non sono così. Mi piacerebbe tanto, ma come vi ho detto prima, non sono così. Però
che appunto l'esempio delle gambe è abbastanza eclatante, nel senso è un'immagine molto forte per rendere l'idea. Però nel nostro piccolo i nostri dolori sono spine. Cioè, quando hai una spina nel piede, farti una camminata, una passeggiata e apprezzare il creato non è facile, perché senti sto dolore e il focus si sposta dalla bellezza del creato al dolore che senti tu. E quindi non riesci a riconoscerlo quello che c'è fuori, che è bello, perché il tuo dolore ti distorce la percezione del reale, perché la tua realtà interiore ti sta, fisica in quel caso, ti sta richiamando l'attenzione. Dice, devi portare l'attenzione no alla bellezza del creato, devi portare l'attenzione al piede, perché c'è qualcosa che mi fa male. Allora a quel momento tu ti ami. Fermi il cinema, fermi le persone dal tuo comitiva e dici, ragà, mi devo fermare, mi devo togliere la scarpa. Quindi magari ti devi sentire gli altri, vogliamo andare in fretta, dai, muoviti, sei sempre la solita, o sei sempre il solito. Oppure l'autogiudizio, caspita, dai, sono una pietruzza, vai avanti, tieni duro. No, no, ti fermi, ti coccoli il tuo bel piede perché è quello che ti porta in giro. Okay, ti togli la spina dal piede, te lo curi per bene e poi riprendi il cammino, perché tanto che gara è? E se fosse una gara ce n'è sempre un'altra. Cosa bella delle gare che sono infinite, no? Pensate alle Olimpiadi, quante Olimpiadi hanno fatto? E poi cos'hai? Una medaglia del metallo addosso? Ed è quello? O delle foto? O un nome su una rivista? Ego. Superare se stessi. Ma va bene. Giusy, devi avere pazienza. Perché questo è il lavoro spirituale. Qui sei con il piombo tra le mani e ne senti il peso. Cioè, tu mi dici, pota, è impegnativo. Sì, è il karma che sei chiamata a vivere, nel senso. È quel tipo di anima con cui hai avuto dei conflitti energetici o pregressi legati a chissà quali vite, che adesso piano piano li sbrogliate e che dentro brucia, brucia, brucia. Il mio consiglio che ti do è se riesci è buttare fuori le emozioni di dolore, quindi piangere. Piangere tanto, 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 all'infinito, finché non ti svuoti. Piangere tutti i dolori dell'anima. Lì creerai nuovo spazio e quindi nuova tolleranza. Tollererai di più, sarai più compassionevole, ma finché c'è l'esempio semplice, se la brocca è piena, basta una minima vibrazione per farla traboccare. Se la brocca è vuota, puoi muovere il tavolo come ti pare, che tanto non versi nessuna acqua. Ok? Allora, Livia, esatto, colto in pieno ciò che volevo intendere. Ah, bene, ne sono contento. I cosiddetti fratelli galattici, da più definiti extraterrestri, di civiltà evolute, possono essere considerate delle entità di luce che aiutano il pianeta ad evolversi nell'amore infinito e incondizionato. E allora, Livia, sì. Sì. Ma possono essere anche persone che si incarnano, vero? Anzi, io ne ho. Allora, questo esula da quello che mi hanno detto le guide, ok? L'unica cosa che le guide mi hanno detto quando hanno toccato quel frammento legato agli UFO, nel senso mi hanno detto, dicono che esistono, sono creature di Dio anche loro, ma non c'è nulla che sia fuori dal controllo di Dio, non si muove foglia che Dio non voglia, ok? Quindi. Perché anche qua non si può pretendere che il fratello extraterrestre venga a toglierti dalle calde arroste. È un processo, se voi guardate Star Trek, è il principio di non interferenza, nel senso solo un'entità involuta prende e viene qua e spadroneggia di brutto. Ok? Oppure un'entità che lo ha come missione. Normalmente non si fa, normalmente il processo evolutivo richiede il suo tempo.
Non si può pretendere che una pianta germogli in 2 giorni solo perché noi abbiamo già visto la stagione passata che aveva fruttificato. Non è la nostra fretta che il mondo evolva, che lo fa evolvere, è semplicemente un processo globale, nel senso che ognuno fa il suo pezzettino e quindi ognuno facendo il suo pezzettino, l'umanità nel suo insieme evolve, ma è un processo lungo. Però ci sono, ci sono. Io sono convintissimo che ci sono, perché comunque le energie con cui collaboro, io sono una persona che scrive codice, quindi scrivo codice per computer. Non parlo le lingue, ma parlo il linguaggio con le macchine. Ditemi voi perché. È una cosa che mi veniva spontanea. Io avevo 4 in elettronica, mentre quando c'era l'algebra booleana e le informazioni binarie, caspita, ho preso 8. Il professore diceva che avevo copiato. Allora, ci sono cose che porti dentro, perché ne devi, sono venuto qua a portare dei pezzi. Ok, tant'è che poi ho trovato lavoro in 3, ho fatto delle innovazioni che hanno aiutato questo salto dimensionale che è stato quello nello spostarsi nel mondo della mente. Noi siamo passati da un mondo prettamente tridimensionale, immaginate la clava, l'arco con le frecce, che è stata una grandissima evoluzione, prima c'erano solo le spade, no? E poi si è passati a una visione spaziale, quindi all'aereo, poi dall'aereo si è passati a il satellite, dal satellite si è passati alla fisica dei quanti e quindi tutto quello che è il mondo invisibile, il CERN che studia l'atomo, cioè per me quelli sono tutti alieni, perché se voi parlate con questo tipo di persone, sono persone che sono scollegate completamente da una persona che può vivere in un ecovillaggio, loro vivono in un altro spazio dimensionale e lavorano con, come si chiama? Con gli estremi della realtà fisica, nel senso la superconduttività, temperature vicino allo zero assoluto, giga elettron volt, magneti super giganteschi per mantenere il plasma, intelligenze artificiali. Se non sono alieni questi? Cioè, voi avete mai visto delle scimmie costruire delle atomiche? Avete mai visto dei gatti costruire un'intelligenza artificiale? No, sono proprietà umane, ma la maggior parte di noi neanche sa usare il telefono, nel senso non ne conosce tutti gli aspetti profondi, né tantomeno il codice che lo tiene in piedi. Immaginate andare a scassinare la realtà in tipo arrivano al femtosecondo per scansionare il tempo, cioè macchinari su macchinari infiniti. Allora, dal mio punto di vista, gli UFO sono sia esterni ma anche incarnati. Si collegano da noi anche da remoto, nel senso le sessioni di channeling, puoi entrare in contatto. Io ci sono entrato, almeno per quello che è stata la mia percezione, con entità di quel tipo. Ma anche per fare il codice entro in contatto con energie che mi danno delle mani, più delle volte. Ci sono delle volte che io voglio fare codice e non me ne riesce una riga. Ci sono delle altre volte che scrivo codice come se stessi suonando una canzone sul piano che non so suonare. E quindi, da dove arriva sta roba? Sono sempre io che voglio fare l'azione, a volte sei supportato, a volte non sei supportato. Quando ti supportano ti arrivano tutte le informazioni del possibile scibile umano. Quando invece non sei supportato, sei tu con la tua frustrazione di umano. Io la vivo così, poi ci sono tanti altri che possono dare tante altre testimonianze. E spero, Livia, di averti risposto, se non sa, dal mio punto di vista ci sono e cooperano, come cooperano tutte le creature del creato. Guide Arturiane, Pleiadane, Siras, scusa se ti faccio questa domanda. Ma mi risuonano moltissimo le tue canalizzazioni. Ho memoria della mia coscienza Sirius. Per questo quando parli di energia mi sento a casa. Oddio Marina, io non lo so.
Non lo so, non lo so. Ed è quello che ti dicevo prima. Per come le ho percepite io, sono le guide stesse si definiscono. Noi siamo esseri di luce, informazione cosciente. Vediamo, sappiamo, conosciamo, siamo. Siamo dentro e fuori la tua dimensione. Ci muoviamo all'interno dello spazio ordinato. Il nostro compito è ordinare il caos. Ok? Portare l'ordine, perché l'ordine favorisce il passaggio della luce. Il caos non lo permette. Dimmi tu. Capisci? Per quello che ho vissuto io come esperienza, ti dico, no? Non era importante che avessero una forma. Era importante quello che esprimessero come informazione di coscienza. Perché quando la coscienza vede e sa, e non la inganni. Nel senso, puoi scegliere di farti un altro giro nelle illusioni, ma non ha lo stesso sapore. Ok? Ormai Babbo Natale te l'ha detto che non esiste. E quindi anche lì io non entro in merito perché non mi è stato detto. O meglio, magari me l'avrebbero anche detto, ma io per paura di canalizzare delle cazzate non mi sono mai aperto a quelle porte. Nel senso, ho preferito prendere quello che serviva per l'evoluzione del sentire, dell'anima, perché se no rischiamo, e qui il rischio è sottilissimo, vero? Di passare da un sentire a un immaginare, perché il click che si fa dalla quinta, la quarta dimensione è un click che è veloce quanto è veloce un pensiero. E allora è difficile quando si canalizza veramente, come lo vivo io, ok? Canalizzare la propria mente o canalizzare il proprio sentire o altre entità. È che è un attimo scrivere delle cazzate, scusami il termine, e quindi raccontare del cinema. Ed è un problema perché mi è capitato in alcune canalizzazioni di leggere cose che io dentro di me dico: sti qua, c'è troppa mente in questa canalizzazione. Poi è soggettivo, magari sono io che sono limitato. Ognuno deve fare il suo pezzo, deve portare le sue frequenze e parlare a quel tipo di persone. Da me parleremo di cuore. Di sentire, di gabbie mentali, di percezione, di scimmietta da amare. Da me parliamo di come vivere la vita sulla terra avendo coscienza della propria mente e ascolto del proprio sentire. Questo è l'obiettivo, vivere qui, presenti e coscienti, il più possibile, perché ovviamente non è un aspetto finito, ma è un divenire. Cercheremo di toccare quello che mi è stato dato, non di più. Sicuramente di meno. Nel senso, non riuscirò a trasmetterti tutto quello che mi è stato dato perché non ne ho coscienza. Ogni tanto nel vivere, riascoltando, perché io poi mi sono fatto l'audio delle canalizzazioni, me lo riascolto, ogni tanto mi vengono. Elaboro dei pezzi nuovi, dico: caspita, questo qua l'ho sentito 600.000 volte, adesso che lo riascolto per la 1.000.000ª volta, mi fa quel click lì che prima non mi faceva. Qual è l'esperienza? Che sono passati 2 anni e mezzo, tre, oh caspita, anche di più, sono 20, 4 anni. Ok, a distanza di 4 anni da quella canalizzazione, a furia di fare esperienze anche un po' bruttine, ho preso delle coscienze che mi permettono di vedere questo stesso scritto con una percezione molto più ampia. Va bene, andiamo avanti. E quindi niente, le guide per me sono guide, energie, entità, persone, possono essere chiunque, chiunque. Non voglio entrare in merito, sicuramente qualcuno nel merito ci entra e si ascolta lui, quello se lo senti tu. Esatto. Allora, gentilmente signate film non mi ringrazia. Siamo umani. Sì, Fabio, siamo tremendamente umani. Da una parte è brutto,
quando ci sono le brutture, però ci sono delle cose belle. Tu immagina due anime che si amano, che sono energeticamente in vibrazione di risonanza tra di loro. E lì si scambiano l'energia di vibrazione. Tu immagina due corpi, no? Cioè due anime che si amano attraverso i corpi. Si possono guardare, si possono fare le carezze, si possono sorridere, possono arrossire, possono toccarsi, possono baciarsi, possono farsi il solletico, possono fare l'amore, possono camminare insieme, possono condividere. Spazio e tempo. Cioè, se noi riusciamo a vivere, e non è facile, l'incarnazione in questo modo, stiamo celebrando la vita, l'amore e il regno di Dio. Ve lo dico proprio così, bam bam. È che c'è l'io di mezzo, ahinoi. C'è questo io di mezzo che prima o poi lo mettiamo al suo posto. E sì, caro Fabio, siamo umani. Ciao Laura. Livia, grazie mille, grazie a te Livia per la tua condivisione e per avermi chiesto, scusami se non ti so rispondere, ma ci sono limitato, che ce devo fare? Ecco, cari amici belli, siete sopravvissuti? Siete svenuti? No, c'è ancora qualcuno. Allora, se non avete altro da aggiungere, quasi quasi vi mando a Nam e ci vediamo al prossimo incontro. E nel prossimo incontro parleremo un po' più approfonditamente delle guide e del messaggio che loro, di quello che loro hanno detto di loro stesse, ok? Quindi le nostre guide angeliche. E adesso poi con Enrico concorderemo la data e ve la faremo sapere, insomma. Io intanto sono felice che siamo riusciti a farla diretta, nonostante i problemi tecnici. Vi ringrazio di avermi fatto compagnia queste 2 ore insieme, siete stati cari, preziosi, perché senza di voi io non so. Non avrei potuto esprimere niente di tutto questo, quindi è tutto merito vostro. E niente, ci vediamo alla prossima. Vi ringrazio ancora, vi auguro una buonanotte e un buon weekend. Un forte abbraccio a tutti. Ciao!